Fortuna che non sono riusciti a mettere le mani sul carteggio segreto tra me e Berlusconi. Sì, perché c'è stato. Ci siamo scritti molte lettere, perché io tentavo di convincerlo ad apparire nel film. Una particina, alla fine. Non so se ricordate come finisce il film. Benigni vaga nella campagna notturna e guarda in alto nel cielo rischiarato dalla luna. E come a chiedere il senso, il significato, come la spiegazione di questo arcano che è la vita. E la luna, lontana, irraggiungibile, acquista le sembianze, i connotati della sua innamorata, della donna ideale. E questo faccino dentro a uno, come rispondere a tutte le domande angosciate, pressanti, di Roberto? Come per svelare l'arcano di tutto, dice una sola parola. Dice pubblicità, cantando, e questa voce riempie di echi tutto il cosmo. Ecco, pensavo che invece della faccina della ragazza dovesse apparire Berlusconi. Si era quasi convinto, però poi alla fine mi ha scritto una lettera così schietta, così sincera, che io ho dovuto prenderla in considerazione. Mi ha detto che lui è contro la pubblicità e che quindi non avrebbe mai potuto accettare. Beh, tanta sincerità l'ho proprio apprezzata.